Di ritorno dal successo della presentazione degli scavi archeologici e della storia del Colle del Pionta a Berlino, il professor Mauro Mariottini, presidente di Accademo, lancia il punto di refounding per il Duomo Vecchio, una vetrina per aprire gli occhi e le menti degli aretini sull'importanza di quanto custodito al Colle del Pionta, dove tra pochi giorni inizierà un nuovo cammino di scavi. Una location temporanea. Perché il motivo è molto semplice, circa 10 giorni fa il Colle del Pionta è stato portato dall'Università di Firenze a Berlino a un convegno internazionale, ha poi partecipato a un convegno a Vienna, ha riscosso un successo in Europa, insomma inaspettato, c'è molto interesse, già a Berlino hanno scritto un libro sul Colle del Pionta sulla base delle ricerche che abbiamo fatto noi, pertanto qui a Arezzo sono dovuto scendere in piazza per far vedere agli aretini, va bene, hanno la possibilità gli aretini di vedere tutte le risultanze fino ad oggi dell'indagine che abbiamo fatto al Colle del Pionta, altrimenti rimane tutto chiuso in una scatola, rimane e è conosciuta solo ai grossi centri culturali. Invece bisogna popolarizzare, diciamo, questi eventi e queste ricerche in modo che l'aretino si possa rendere conto personalmente di quello che si sta facendo al Colle del Pionta. Per cui se vengono qui in questo luogo hanno questa occasione, diciamo, come l'hanno avuta in altre città d'Europa. Ecco, questa apertura comunque è un po' il via a un periodo molto intenso per quanto riguarda il Colle del Pionta. E un nuovo avvio, possiamo chiamarlo così. Che cosa succederà dai prossimi giorni? Sì, dunque la mia associazione ha avuto la concessione da parte del Ministero dei Beni Culturali allo scavo, per cui c'è un interesse, diciamo anche mondiale, perché il giorno 21 di giugno ci saranno 4 studenti dell'Università di Oklahoma che simbolicamente taglieranno l'erba, ma è un modo per partecipare a questa attività. Poi ci sarà dal 27 al 1 luglio ci sarà le indagini radar con apparecchi molto sofisticati, durerà 5 giorni, da parte di un'università inglese di Sapton, e il 12 luglio inizia lo scavo vero e proprio con l'archeologa che ho nominato io, la professoressa Alessandra Molinari. Dal 12 ci sarà un cantiere aperto a Colle del Pionta, io già lo sto allestendo, per cui tutta la cittadinanza non sarà a cancelli chiusi, tutti quelli interessati possono venire e rendersi conto del lavoro che stiamo facendo, della ricerca storica importante per Arezzo, perché sarà, io la chiamo una riscossa culturale, perché la vera radice della città di Arezzo è alto medievale al Colle del Pionta. Ecco, emozionato di questo nuovo inizio, se ne è parlato per tanti mesi, per quasi un anno, ci siamo. Sì, emozionato, ma diciamo soddisfatto, perché abbiamo raggiunto dei livelli purtroppo disconosciuti, ripeto, qui nella città di Arezzo, però il fatto che abbiamo avuto una concessione da parte del Ministero dei Beni Culturali, insomma, è già una grossa soddisfazione, vuol dire che fino a questo punto qui il tutto è stato condotto molto bene e che ci sono dei presupposti scientifici riconosciuti dallo Stato italiano, tanto è che ci ha dato la concessione allo scavo.